Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Unpacking, un gioco uscito da qualche tempo su Steam, non da tantissimo a dire la verità perché è uscito il 2 di novembre. Il suo prezzo è di $19.99 ed è un gioco con delle recensioni veramente molto positive ed è un gioco particolare. Sviluppato dai Witch Beam, distribuito dagli Humble Games, che ringrazio entrambi per l'opportunità, è un gioco dove dovremo spacchettare roba e metterla a posto. Per quanto possa sembrare banale, è veramente figo, perché vabbè, tutti avete fatto un trasloco nella vostra vita e sapete quanto è bello togliere dalle scatole e mettere a posto, posizionare, ed è quello che faremo, anche se dovremo stare ad alcune regole che impareremo nel corso dell'avventura. Allora, iniziamo col salvataggio. Questo libro appartiene a Indy. Apri. E vediamo. Siamo nel 1997. Seguiremo la storia del protagonista e dovremo andare ad aprire le varie scatole e spacchettare tutto. Iniziamo recuperando dalla prima scatola alcune cose. Dobbiamo capire un attimino dove metterle. Allora, magari iniziamo, vedete, abbiamo i peluche, vari pupazzetti che possiamo poi spostare. Vedete, potete aprire varie cose e metterli via. Non lo so, io questo è una sorta di... ma non è neanche un comodino, quindi iniziamo a mettere come li metterei io, in modo completamente disordinato. Poi possiamo ruotare la visuale, i vari pupazzi, mettiamo qua, non belli questi. E c'è un ricordo anche di quelli che erano i pupazzi degli anni 90, qua siamo nel 97, quindi tante cose, il Tamagotchi lo mettiamo qua perché il Tamagotchi si usa spesso. Tanti altri non li conosco perché non li ho avuti, cioè non ho mai avuto un orsetto rosa, ma buttiamo lì, va. È una foto di un maiale, ma va bene. Lo stereo lo piazziamo qua in basso, chi non ha avuto uno stereo così? E soprattutto delle console da gioco, ben tanto i libri, continuiamo a metterli qui. Perché poi vi farò vedere anche come funziona la meccanica della, diciamo, di alcuni pezzi che dobbiamo mettere in particolari posizioni. Intanto il pallone lo mettiamo qua nella mensola, lo zaino io lo metterei qui perché ho sempre avuto più o meno in posizioni del genere. Abbiamo un trofeo vinto di non so cosa, abbiamo delle matite che piazziamo qua magari sul tavolo, un righello, un diario, ecco, questo è molto importante, poi andremo a vedere. Vabbè, mettiamoli via, i pennarelli, insomma, l'album per colorare lo mettiamo qua sempre sul tavolo. I quadri si possono mettere qui, con un cane disegnato in modo un po' discutibile, il salvadanaio qua vicino, abbiamo un diario di foto, sembrerebbe, questo è il Simon, io non ce l'ho mai avuto ma è fighissimo. Ho sposto lo zaino perché voglio che si veda bene il Simon, che è quello dove dovevate ripetere i colori, il gioco penso degli anni 80 più che degli anni 90 questo. Il cubo di Rubik che è un evergreen, il cestino lo buttiamo qua, abbiamo, non so, cassetto dei ricordi, e qua abbiamo, apriamo l'altra anta, ci buttiamo dentro anche il giochino qua in scatola, mettiamo via, pieghiamo il cartone e apriamo l'ultima scatola di questo trasloco che sembrerebbe essere una serie di libri, delle forbici, le forbici le mettiamo qua sul tavolo, la gomma, e anche lì la gomma la mettiamo qua vicino alle matite, un pupazzo anche lui un po' così, lo mettiamo in fondo al letto, va, girarlo, ecco così. Carta da parati, sembrerebbe sì, un disegno, insomma, mettiamo qua l'unicorno arcobaleno, altri libri, li appoggiamo tutti qua dentro, vediamo se li possiamo mettere così, ok, no, tu stai lì, il Game Boy vicino a queste che sembrano le cassette audio, dovevamo metterle forse vicino a quello, ma va bene, un altro gattino lo mettiamo sotto, un peluche, pieno di peluche sto tizio, questo qua lo mettiamo lì. Abbiamo una Polaroid, la Polaroid l'appoggiamo qua e con la Polaroid possiamo andare a scattare delle foto aggiungendo anche degli effetti alla foto e delle cornici per poi andare a scattarla e va bene. Intanto vabbè, usciamo, viene salvata come
come screenshot all'interno del nostro computer. Abbiamo una torcia, la torcia la posso mettere qui, no, non me la mette, la appoggiamo qua. E poi come ultimo un altro libretto, un camioncino che mettiamo qui, chi non ha avuto i camioncini, e una corda da saltare che schiamo qua dietro. Allora, tecnicamente dovremmo aver finito, ma dovrebbero esserci degli oggetti che non vanno bene dove sono stati messi. Perché? Perché il diario segreto io lo metterei nel cassetto, mentre i peluche, non lo so, li metterei magari sul letto. Vedete che me lo segna rosso? E questo, ok, e lo zaino no, lo metto qui. Ok, a questo punto è piaciuto. Viene fatta la foto e la nostra avventura continua. Viene scattata la foto e viene messa nel nostro album. Finalmente la mia stanza personale, insomma, inteso. Siamo nel 2004, cambia la tecnologia, cambiano i tempi, la famiglia si è trasferita e quindi ora ci sono più cose a cui far caso. Questo qua è un poster, un calendario sembra. Vabbè, intanto iniziamo a mettere via sta roba nella libreria magari, I libri facciamo che li mettiamo tutti qua. Poi è un gioco da ossessivi compulsivi, perché qua li dovete mettere, mi danno fastidio visti così. Questo qua non so cosa sia. Ah, dei colori. I colori, ma c'è un cassetto qua, no? Non c'è nulla. Vabbè, intanto iniziamo a vedere. Buttiamoli qua sul tavolo, poi li mettiamo a posto dopo, se in caso non è a posto. Non vanno bene. Questo è un altro libro. Bene, abbiamo il primo cartone messo via. Poi... ah no, ma scusate, sposto questa roba perché so già che il monitor lo dovevo mettere qua. Ovviamente 2004, io avevo già forse lo schermo piatto, però... questo è il computer. Metti via. Ah, questo va appeso alla parete. Ma ci seguono anche qui i peluche. Non li abbiamo buttati via. È figo perché se poi si va a vedere anche quello che è l'evoluzione del personaggio. Beh, intanto iniziamo a mettere un po' di cose sopra mobili, lo stereo. Riguardando anche quello che succede qui, sembra di vivere proprio la mia infanzia, insomma, mia infanzia. Sì. E alla fine sono cose di vita che sono capitate a tutti queste. Mettiamole qui così. L'altra scarpa la mettiamo qua. Altre ancora. Una. Ah, una sola. Ok, l'abbiamo messa. Aspetta. Buttiamo tutto qua. Quindi siamo donne noi adesso. Va bene. Il Game Boy ce lo siamo tenuto, ovviamente, sempre vicino. Abbiamo ridotto le dimensioni dello stereo. Abbiamo sempre i nostri peluche. Questo non so cosa sia. La gomma per cancellare. Io aspetto un barattolo per metterci... queste classiche calze. Nel cassetto, come tutti. Un tostapane. Come faccio un tostapane? Mettilo lì, ma il tostapane non mi piace. Altre calze ancora, che non abbiamo spazio. No! Chiudi, chiudi. Niente, no, dovremmo riorganizzare tutto dopo. Cioè, per quanto magari molti di voi si stanno già annoiando, dico che è tremendamente rilassante mettere a posto la roba di qualcun altro. Perché poi una volta che... ok, una volta che l'avete fatta tutta... magari vi viene in mente qualcosa di un pochino più produttivo e allora rimettete in ordine. Tipo adesso potrei fare un cassetto solo di calze, visto tutto quello che ho. Devo togliere per forza questa. Ok, le matite. Butto lì, poi metterò a posto dopo. Non so cosa sia questo. Un taccuino. Un libretto. Il mouse. Metto lì. Questo è il tappetino. Allora, scusate, facciamo una bella cosa. Questo intanto li appoggio qua. Lo spazzolino lo appoggio lì.
perché qua ci metto il tappetino. Allora, scusate, il mouse lo appoggio qua un attimo. Questo metto qua, il monitor lo mettiamo qui. Tappetino lo mettiamo qui, il mouse lo mettiamo sopra il tappetino, la gomma la mettiamo qua e questo lo appoggiamo di là. Righello, sì, così. Questo è un'agenda, insomma, va bene. Questo non so cosa sia, io appoggio qui, poi butto tutto qua sopra e poi vedremo. Un altro libro. Ah, si possono mettere anche qua i libri. Ok, dobbiamo mettere qui. Okay. E qua abbiamo altre cose. Metti via questo, perfetto. Ci manca la tastiera. Ah, qua una borsa. Mettiamo qua in fondo al letto. Un lettore MP3 che piazziamo. Scusate, ma non ce la faccio vedere il tostapane lì. Lo mettiamo qua. Non ha. Ah, sul comodino, sì. Mettilo qua. Comodino. Anche perché poi una volta che. Camicia inguardabile. Pantaloni, io ho sempre dell'idea che debbano stare lì. Il salvadanaio che abbiamo tenuto. Altra maglietta. Abbiamo finito le grabucce comunque. Ok, back. Altri pantaloni. Perfetto, esattamente alla mia disposizione. Un pallone che mettiamo lì. Un'agenda che metto qui. Le magliette e le altre le mettiamo qua. Per forza di cose. Ok, adesso abbiamo anche il comodino, quindi... aperto anche il comodino, ci cambia la vita perché allora non possiamo, le mettiamo piegate queste cose, le felpe, sembra un armadio questo cos'è? Una sveglia, quindi qua, allora lettore MP3, la sveglia MP3 lo mettiamo di qua, altre maglie, le maglie non ho spazio, quindi attuo la mia disposizione di casa esattamente così. Camioncino, questo è figo perché è proprio nostalgico, perché sono tutte cose che abbiamo deciso di portarci. Sappiamo anche che, scusate il pallone lo metto qua, sappiamo anche che siamo stati a Parigi a sto punto, perché c'è questa Tour Eiffel di legno. Pieghiamo anche questa, questo non so cosa sia, ma aspettate che lo appoggio lì, che voglio spostare lo spazzolino, voglio spostare anche il dentifricio, metto qua. No, questi sono asciugamani, credo. Voglio mettere qua, come in albergo. Piega. Mettiamo maglie anche qua. Altri asciugamani, sembrano. Altre calze ancora. Vabbè, mettile qua per l'uso immediato, vanno bene. Mamma mia, quanta roba e così poco spazio. La carta igienica non so perché la tenga lì. Comunque la piazzo lì. E qua ci sono altri libri. Un album dei ricordi che c'era anche la volta scorsa, un'altra maglietta e altri pantaloni. E abbiamo messo via anche qui. Ora vediamo che cosa c'è che non va. Che c'è che non va? Ah no, dobbiamo andare di là. Abbiamo tutto il trasloco da fare, quindi anche il bagno, ok? Allora, asciugamano qua. Il sapone qua. Merda, il bicchiere. È vero. Ok, è vero. Ok. Questa è una bella idea. Ok, adesso è giusto. Questo è un, non so, un sapone. Il profumo. Di solito vanno sulle mensole i profumi, ma va bene. Una spazzola per i capelli qua. Si può aprire qua sotto? No. E mettiamo qui il pronto soccorso, lo metto qua sotto. Scusatemi, ma a sto punto direi che è giusto così. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, anche qui c'è qualcosa di sbagliato, perché c'è roba anche della camera qui dentro. Poi di là c'è anche il frigorifero, quindi diventa parecchio lunga. Questo non voglio sapere cosa sia, ma ho una vaga idea. È il mio bagno questo, esattamente così. Asciugamani. Cestino.
che poi io il cestino metterei. Ok. E una padella. Non la mettere in cucina, va. Ok. Mamma mia, abbiamo anche la camera dopo, eh? Da sistemare, ce n'è di roba. Vabbè, intanto... Guardate, questo lo possiamo mettere qui. No, la carta però la possiamo mettere qui. Ok. Poi, asciugamano, lì. Ma non possiamo mettere questo, sì. L'asciugamano piccolino. Lo si lascia di solito teso qua, da qualche parte appoggiato lì. Va bene, dai. Abbiamo messo a posto anche qua. Andiamo in cucina. Beh, è figo, dai, è rilassante. Andiamo. Mamma mia, le tazze da mettere via. E le tazzine, si possono mettere una sopra l'altra. Vabbè, sugar. Divertente, tremendamente divertente. Cioè, divertente, non è che mi stia sbellicando, però è interessante perché fa fare una cosa tanto banale quanto, volendo, rilassante. Mettiamo via le posate. Ci sono panni, sapone. Sarà un sapone per piatti. Questo è un anti... Mettiamo qua sotto. Anti insetti, che sta sempre in cucina. Fa il deposito degli elettrodomestici, quindi la piastra. Questa io la metto in bagno di solito. La bilancia. Però non ci sta. Mettiamo di là, no? Vabbè, mettiamola lì, speriamo vada bene. Una pentola, un'altra pentolozza. Quindi questa... No, non me la mette, vabbè, la lasciamo lì. No, la mettiamo qua sotto. Onestamente, le spugne. Ok. Eccola qua, era finita qua la tastiera del computer, mannaggia te. Metti via questo, metti via questo, mettilo qua. Io voglio vedere adesso quanto ci vorrà per tostapane, che non ci tornava. Il tostapane va qua. Il piatto qua. La ciotola lì. I bicchieri. Vedete anche qua. Coltellaccio. Coltellaccio non... Okay. Cucchiai di legno. La pariscatole. Ah, ma li buttiamo tutti qua sotto adesso. Pariscatole. Il coltello. Allora, la spugna per pulire, ok. Quella invece è impacchettata, perché sembrano impacchettate. Le mettiamo lì. Questa la lasciamo nel lavandino. Il bolliteur. Delle scarpe ancora, che buttiamo, scusate che ho sbagliato, vanno in camera, che era la seconda scarpa che ci mancava, però non saprei proprio dove metterle, magari le mettiamo sotto qua, non si può, le metto qui. Ok, stiamo quasi finendo, dai. Questo è un pelapatate, qua c'è un'altra tazza. Abbiamo un altro bicchiere. Tutti diversi, eh. So che vi manda fuori di testa questa cosa. Questo è il sale. È bellissima sta. Il rotolone di carta che va. No, già questi vanno appesi qua. Sì, ogni mondo è... Tutto il mondo è paese, anzi. Posate ancora. C'è qualcos'altro che posso mettere qui? Sì, cucchiaini, quindi leva il cucchiaio di legno e metti i cucchiai qua. Il cucchiaio ci sta qui, sì. E qua chiudi. Tecnicamente qui ci dice che sono sbagliati come posizionamento, quindi li butto qui. Anche questo è sbagliato e anche questi sono sbagliati, perché?
Fai giusto. Dove li devo mettere? Anche questo è sbagliato, perché? Perché va qua sotto. È giusto. Ok. Così e così. Ok. Il rotolone di carta è questo. Non capisco dove vadano. Qua sopra? Gli piace di più? Sì. Ti piace? Non c'è niente che brilla di rosso qui? Direi di sì. A parte che mi dà veramente fastidio questo. Metterlo qua, no. Vabbè, il bagno sembra essere ok. Vediamo la camera se c'è qualcosa che non va adesso. Eh sì, le calze qua non vanno lì. Assolutamente. Questo libro qui dice che non va bene lì. Mettiamo il comodino. Questo. Va qua sopra. No, non piace. Qua. Sì. E poi le scarpe non vanno bene. L'agenda qua va. Questa non va qui, va qui. Sì. E questo lo metto qui, va bene? Sì. E non gli piace le non gli piacciono le scarpe lì adesso, eh? Stanno qui. E le calze non gli piacciono, giusto? Perché non ti piacciono lì? Le posso mettere qui? No? E dove cacchio tu vuoi che te le metta? Nel comodino? Non ci stanno nella... Vabbè, ascolta, facciamo così. Leviamo i pantaloni, li mettiamo qua. E abbiamo creato anche lo spazio. Ok, qui è tutto giusto. E ok, e quindi qua è posto. Credo che non sia rossa più la camera. C'è anche il bagno con... questo che è messo sbagliato e anche la bilancia che è messa sbagliata, quindi questa io non ho idea di dove poterlo mettere se non qui dentro. Ok, gli piace, metti dentro questi, la valigetta del pronto soccorso. Ah no, che pirla. Questo lo metto qua. E questo li metto qui. E la... questa spazzola è qua. Quindi tecnicamente dovremmo essere a posto. No, il bagno non è ancora a posto. C'è la bilancia. Bilancia. Dove cacchio si mette una bilancia? Scusa. La devo mettere dentro qui? E posso appoggiarci sopra la roba? Perché io lo farei. Onestamente, non lo so. In camera? Dici che la bilancia in camera è una roba... No. In cucina men che meno. La imboschiamo da qualche parte. Troviamo qualche armadio libero. Gliela buttiamo sopra. La imboschiamo. Ma non ho proprio idea di dove... qui no, qui no, sull'armadio lì magari, no, qua è tutto pieno. No, ok, no, dobbiamo capire. Vediamo se la bilancia va bene qui. No, va bene, ok. È tutto giusto fino a questo momento, ma la bilancia non va bene. Trovare il metodo, trovare il modo di metterla via. Metterla via? Non ho idea di dove si mette la bilancia, però. Cazzarola. È girata qui, dentro lì, dietro, non ci sta. Non ci si può muovere qua. Vediamo. Non puoi darmi un aiuto? Un aiutino? C'è dentro l'armadio qua, ma non... No, non va bene. Non va proprio. Però...
un'occhiata. Andiamo con un po' di prove, eh? No, va bene. Lì dentro sappiamo che la bilancia non va, quindi stiamo tranquilli. 1, 2 e 3. Messo via. Niente, adesso mi prendo un attimo e cerco di capire dove va. Lei era la bilancia da cucina, grossa come una pesa persone, ok, ok. Bene. Ok, il viaggio prosegue, ovviamente quello che mi è stato chiesto è di non spoilerare troppo perché poi c'è un'evoluzione della storia. Devo cucinare per me stesso, ah ah. Va bene, ora ci ritroviamo nel 2007, prevedo. Sì, giusto. Ok, e qua inizia la nostra vita, insomma, presumo da soli a sto punto, con un'evoluzione di quello che è la cucina, della camera, abbiamo il bagno molto più grande, abbiamo una camera, questa è un soggiorno, e questo è un altro soggiorno, quindi sala da pranzo e soggiorno. Interessante, interessante, io, vabbè, mi fermo qui, nel senso che vi ho fatto vedere un po' di cose. E l'evoluzione, c'è una storia dietro, ma è un gioco estremamente rilassante. Quindi non è sicuramente per tutti, ma è per molti. Perché io mi sono comunque parecchio rilassato. Adesso siamo nel 2007, quindi vedendo qua mi viene da pensare a una PlayStation 2, direi. Con una prossima PlayStation 3. O addirittura una Play 3. Comunque, insomma, questi piccoli dettagli sono curati tantissimo. Vedete che qua poi si inizia nuovamente a rimettere alcune cose che poi ci portiamo dietro nella nostra vita. Abbiamo capito che siamo una ragazza. Abbiamo capito che probabilmente lavora come sarta adesso, guardando questo manichino e questa macchina per cucire. Ma qua anche una sorta di gamer, non lo so. Insomma, lo andremo a esplorare andando avanti col gioco. Per intanto mi fermo qui, questo era Unpacking. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Come al solito, alla prossima ragazzi e ciao ciao!